Nella composizione andata online una settimana fa sul mio primo canale, L'Arte a Modo Mio, avete visto come dipingere le fragole. In quel video parlai del quinconce, in questo video spiegherò che cos'è e come si fa. L'errore tipico che si fa quando si disegnano le fragole è questo, con i semi disegnati in file parallele. Io disegno i semi a quinconce, che roba è? Guardate, i semi vengono messi uno dietro l'altro in file parallele, sì, ma solo in forma orizzontale. No, verticale. Aspetta, no, un momento. Insomma, ragazzi, a quinconce. Osservate la differenza. Nel primo caso si forma una griglia di quadratini, nel secondo caso una griglia romboidale. Applichiamo il quinconce ai semi della fragola e vediamo cosa succede. Le disegno a mano libera. Devo ammettere che è piuttosto complicato, ma se volete un compito più semplice, utilizzate la griglia. Fate così, linee oblique che si incrociano. Mantenete le linee morbide o arrotondate, non usate la riga. E per finire fate un puntino che rappresenta il semino per ognuno degli incroci. All'apice della fragola aggiungete qualche semino in più. Cancellate e il gioco è fatto. Adesso guardate tutte e due le fragole e scegliete voi quella che vi sembra più naturale. A proposito, la parola quinconce non è francese, ma è il nome con cui i romani, quelli antichi, intendevano 5 unità su 12.